sera. Direi che con c'è bisogno del microfono, c'è bisogno del microfono, perché così documentiamo questa serata che, come appare a tutti evidente, è dedicata Bandidos Sardegna fine 1800 di Lorenzo Cucuru, che saluterei con un applauso, grazie. Grazie per essere intervenuti numerosi, io sono Paolo Serra e sono il direttore del Centro Servizi Culturali Carbone della Società Umanitaria Fabbrica del Cinema. Così siamo veloci, recuperiamo tempo, giustamente, anche perché ci scusiamo, ma un leggero ritardo rispetto all'orario fissato d'inizio per favorire il firmacopia, visto che il libro è il protagonista insieme all'autore. Ringraziamenti di rito innanzitutto all'amministrazione comunale di Carbonia per averci concesso l'uso di questo spazio, che ormai è, come dire, identificato con le diverse presentazioni editoriali che nelle varie manifestazioni si sono susseguite ormai da diversi anni a questa parte. Approfittiamo della presenza dell'assessore alla pubblica istruzione Antonietta Meras per passare a lei il microfono e ricevere giustamente i saluti dell'amministrazione comunale, prego. Grazie mille Paolo, buonasera a tutti, porto i saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco Pietro Olitto, ma anche dell'assessora alla cultura Giorgia Meli, che comunque sia per impegni già presi in precedenza non ha potuto essere presente. Siamo molto contenti e salutiamo con piacere questa iniziativa, che certamente ci dà uno spaccato di quella che è stata nell'Ottocento la vicenda umana, diciamo, di questi personaggi che poi sono magistralmente riprodotti attraverso i fumetti che Lorenzo Cucuru ci ha onorato di metterci a disposizione e di cui questo pomeriggio ci vorrà parlare. E buon ascolto a tutti e buona serata. Il sali scendi è soltanto per introdurre la serata, e poi, se non vi dispiace, comodamente con Lorenzo ci facciamo una chiacchierata da seduti. Ovviamente ringraziamo chi ci ospita nel particolare, ovvero la cooperativa Progetto Scila, che, lo ricordiamo, i nati con la cooperativa Lilith, gestiscono il sistema bibliotecario interurbano del Sulcis. Siamo nella biblioteca di Carbonia e quindi ringraziamo la cooperativa, nello specifico la dottoressa Anna Paola Pellis, per averci sostenuto nell'organizzazione di questa serata. Grazie. Allora, visto che abbiamo esaurito i convenevoli, direi che possiamo iniziare con la presentazione del libro. Lorenzo, no, tu prendi l'altro microfono, così non ci sono problemi. Allora, beh, tanto direi che una bella cornice, sì, funziona. Si sente? Sì. Allora, voglio ringraziare tutti gli intervenuti, mi sembra una cosa ovvia, che è molto importante per me, dopo il lavoro. No, non si sente, vedi? Vedi, questo si sente un po'. Allora, ringrazio tutti gli intervenuti, perché per me è molto importante avervi qui a presentare il mio lavoro. E ringrazio la dottoressa Pellis, ringrazio l'assessore alla pubblica istruzione, signora Meras, e voglio ringraziare il mio editore Gianpaolo Cirronis. Ecco, poi un ringraziamento ai ragazzi dell'Umanitaria, che mi hanno dato effettivamente una mano in questi giorni anche con la mostra. Ringrazio in ordine alfabetico. La sinistra verso destra. Ringrazio Alessandro, Antonio, Moreno e Simone. E poi chiaramente l'amico Paolo Serra, che mi dà una mano per la presentazione del libro. Non so se si è capito, ma ce la giochiamo insomma in casa. Insomma, cioè adesso facciamo una discussione. Allora, per parlare, allora, altrimenti guarda, facciamo così, lo piazziamo in mezzo, così riuscire ad avere una
Ok, va bene. Tutti e tre. Proviamo così. Va bene. Perché poi mi si preoccupa il collega Simone che dice: ma come? Io ho messo due, devono funzionare tutti e due. Allora, prendiamo il radio, così quello lo diamo solo a Lorenzo. Per introdurre, intanto, come potete vedere, alle nostre spalle scorrono alcune delle pagine selezionate di questo libro, Bandidos, Sardegna fine 1800. Una domanda che abbiamo già discusso io e te, ma che mi è stata posta anche da altri: perché scrivere in questo periodo un libro sul banditismo sardo del XIX secolo? Allora, diciamo che in quel periodo, ecco, io ho preso in esame il 1800, la fine del 1800 e tutto il 1800, perché in quegli anni praticamente sono successe una serie, in quel secolo, però in tutto il secolo, quello vedremo al limite, cosa, tutti gli avvenimenti, tutti gli editi, tutte le leggi che sono, si sono succedute. Però quello che è importante è che in quel periodo lì è nata una forma di banditismo che è andato avanti fino al XX secolo, cioè per tutto il Novecento è nato, perché il banditismo sardo prima era differente, aveva un altro tipo di spiegazione, invece in quell'anno lì, in quegli anni lì è nato un banditismo diverso. Poi sono nate alcune cose, non so, tipo la zona delinquente, la zona criminale, la cosiddetta zona criminale, è nata in quegli anni, è stata denominata in quegli anni. E una sorta di diffidenza verso la giustizia, verso lo Stato da parte dei sardi, o perlomeno di un gruppo, del gruppo cosiddetto resistente che abitava nel centro Sardegna, è nata in quegli anni. Alcuni problemi, per esempio relativi ai pascoli, all'industria casearia, col pecorino romano famoso, è nata in quegli anni. Quindi, ho preso quegli anni proprio perché sono dei riverberi fino al 1900 e probabilmente qualcosa anche ai nostri giorni. Per chi c'era in occasione dell'inaugurazione della mostra che è stata allestita nelle stanze adiacenti della biblioteca comunale del piano superiore, abbiamo detto che in pratica il banditismo sardo è una forma di criminalità che ha visto, come dire, una larga partecipazione di uomini appartenenti al mondo agropastorale e con alcune caratteristiche socio-economiche abbastanza marcate, ovvero la montagna inaccessibile, il vivere da solo, la diffidenza nei confronti delle autorità. Insomma, c'è tutta una serie di elementi che io ho trovato fortemente presenti all'interno delle storie che tu hai raccontato nel tuo libro. Così caratteristiche e così importanti nel definire il profilo dei vari banditi? Sì, anche perché quella zona lì è sempre stata una zona, era conosciuta come zona resistente, perché fino ai tempi dei cartaginesi, poi successivamente romani, tutti gli altri che sono venuti successivamente, hanno tentato di cambiare le cose all'interno di quella zona, senza riuscirvi, anche perché vivevano chiusi in questo mondo, chiusi nelle loro montagne, e quindi anche la loro organizzazione, che era molto chiusa, cioè in Saida, nel paese, non c'erano partiti politici. L'unico contesto politico era la famiglia. La famiglia che aveva, adesso io mi piace dire che aveva un ministro degli interni, che era la moglie, normalmente curava gli affari interni della famiglia, quindi allevava i figli, li educava anche alla vendetta, questo è. E poi c'era il ministro degli esteri, che era il marito. Il marito si occupava dei rapporti di amicizia, cioè quindi di amicizia, e di disamicizia, quindi di nemicizia con le altre famiglie. Il tutto era regolato da un codice barbaricino. È chiaro che in questo contesto
l'aver introdotto, aver cercato di introdurre delle nuove disposizioni che poi magari andremo a vedere, delle nuove leggi, delle nuove cose, ha finito per creare tutta una serie di contrasti tra i residenti e quelli che venivano di fuori a creare questo fenomeno, ecco, questo fenomeno del banditismo. Chiaramente se qualcuno ha piacere di intervenire durante la nostra chiacchierata lo faccia liberamente, ponga la domanda, la curiosità, qualsiasi cosa per favorire l'interazione. In attesa delle vostre domande però chiacchieriamo io e Lorenzo. Senza entrare nel giudizio di merito, tu hai citato insomma, una situazione che credo si possa rifare al libro di Michelangelo Bira, sì. Ovvero la famiglia Stato, sì, e sì, in qualche misura insomma, i miei riferimenti sono proprio questi. Sì. Però senza, ecco, ripeto, entrare nel giudizio di merito, la letteratura che è giunta fino a noi credo che appaia abbastanza contrastata e contrastante, perché si parte da una serie di teorie a cui facevamo riferimento peraltro anche in occasione dell'inaugurazione della mostra. Ti cito due libri in particolare, il primo di Paolo Orano che è Psicologia della Sardegna del 1896 e poi la delinquenza in Sardegna del 1897 del Liceforo, allievo del Lombroso, cioè praticamente le teorie positivistiche o se vogliamo antropologiche. Sì, in effetti sono due seguaci del Lombroso. Il Lombroso non l'abbiamo silenziato perché scusate perché anche io silenziamo. Allora il Lombroso attribuiva era un criminologo, un psicologo che andava molto per la maggiore in quegli anni, aveva tutta una serie di seguaci che praticamente lui cercava di individuare le tare degli individui attraverso l'antropologia, insomma, lo studio del cranio, delle sopracciglia, degli occhi, delle orecchie, eccetera. Cioè semplificando la criminalità in Sardegna come è fatta antropologia. Come è fatta antropologia. Il Liceforo che è venuto in Sardegna nel 1895, nel 1897, ha scritto un libro. Infatti da lì è nata la zona delinquente in Sardegna, quella zona lì, praticamente addirittura ha detto che i sardi avevano un cranio particolare che era il parallelepipedoides variabilis sardinensis. Con questo cranio praticamente erano votati alla rapina, all'aggressazione e all'omicidio. Ecco, questo era quello che lui ha rilevato nei casi del centro sardegno. Naturalmente ha fatto un giro dappertutto, per esempio ha trovato che a Villa Cidro c'era un'emanazione del parallelepipedoides variabilis sardinensis a Villa Cidro, quindi c'era lo stesso tipo di criminalità, però andando in giro, non so, a Porto Scudo aveva trovato determinate cose e così via, a Olbia, a Ghero, cioè aveva fatto praticamente il giro della Sardegna e in ognuna aveva trovato delle tare. Però era siciliano, veniva dalla Sicilia, non era addentrato nel discorso dell'isola, però c'era anche un altro, tale Sanna Salaris, che era libero docente di psichiatria all'Università di Napoli, nonché direttore del manicomio di Cagliari, che ebbe la fortuna, lui, non quelli che ha beccato, ma lui, ebbe la fortuna di avere sotto le sue grinfie molti di quelli che avevano arrestato la notte del 14-15 maggio del 99, quando avevano soldati e carabinieri avevano circondato diversi paesi della Sardegna e avevano arrestato 642 persone, se ben ricordo. Ecco, aveva avuto la possibilità di mettere le mani su quelli, su alcuni, più altri che si erano arresi o erano stati catturati dopo la battaglia di Morvogliai, e quindi ha pubblicato un libro che bisogna leggere, che è Una centuria di delinquenti sardi, dove attraverso appunto lo studio addirittura dei capelli, i baffi, gli occhi, le orecchie, il naso, antropometria, misure eccetera, aveva stabilito che erano delinquenti.
praticamente però stravolgendo, questa teoria stravolgeva il fatto che lui partiva dal concetto che i banditi, il banditismo, era causa del malessere socio-economico del posto, quando invece era il malessere socio-economico del posto che causava il banditismo. Quindi cambiavano le carte in tavola. Dicevamo che, come dire, c'è una letteratura contrastata, perché in realtà poi si può passare, sfogliando i vari libri dediti all'argomento, in realtà sono diversi, vi posso garantire che Lorenzo Cucur non solo li possiede ma li ha studiati approfonditamente per realizzare la sua opera, si passa dalle teorie positivistiche o antropologiche alla quasi mitizzazione del banditto, come affascinante, non tanto nell'aspetto, che in genere, così come vedrete nel libro, vengono rappresentati un po' scuri, con lineamenti duri, barbe folte, dediti alla macchia, per cui in qualche misura così, quando piuttosto il fascino che esercitano è perché sono gli unici in grado di opporsi al regime autoritario. Sono anche dediti alla macchia, per cui bisogna favorirli, cercare di curarli, insomma, dov'è il limite da una parte e dall'altra, e soprattutto in che modo queste situazioni hanno influenzato la tua scelta nei personaggi protagonisti di film? Allora, il banditismo, cioè i banditi, c'è una denominazione di quel periodo dovuta a Sebastiano Satta, poeta, scrittore, giornalista, che li ha definiti belli, prodi e feroci. Che fossero feroci, fossero belli, non lo so, perché ci sono fotografie d'epoca, però qualcuno era bello e veniva chiamato addirittura su Belle Uliano, Antonio Muras, era conosciuto per la sua bellezza. Erano prodi sicuramente, perché come lo erano prodi carabinieri, cioè nel senso che allora anche i carabinieri andavano in campagna, non avevano i mezzi, cioè erano come loro, cioè era lì chi sparava per primo, cioè questo era il discorso. Feroci sicuramente perché utilizzavano quello che viene chiamato l'esemplarità, cioè quando ammazzavano qualcuno e infierivano sul cadavere, per dare l'esempio, soprattutto se si trattava di delatori e spie. E tutto era dovuto però al codice barbaricino, il loro comportamento. Il codice barbaricino è molto semplice, è composto da 23 articoli, non so se voi abbiate mai letto qualcosa, cioè Pigliari che ha scritto un ultimo libro sul codice barbaricino, e praticamente i primi 10 articoli sono dedicati alla vendetta, cioè la vendetta è un diritto dovere di ciascun componente della famiglia. Va bene? Quindi questo era i primi 10, quindi parlavano in generale della vendetta. Dall'11 al 17 l'offesa, cioè praticamente c'era la gradazione delle offese, i tipi di offese che potevano essere fatte. E un'offesa gravissima era proprio quella dei collaboratori, cioè quella dei delatori, delle spie, era considerata aggravante non quanto... Per esempio, se uno faceva la relazione alla giustizia, al tribunale, se mentiva in tribunale, non era perseguito. Quando era perseguito, chi si rivolgeva alle forze dell'ordine? Chi si rivolgeva alle forze dell'ordine doveva essere eliminato, senza se e senza ma. Quindi c'erano queste offese, l'abigeato, per esempio, quindi il furto delle pecore, era tollerato per il codice barbaricino. C'erano dei limiti, cioè che i limiti erano praticamente non si doveva rubare al vicino, all'ovile vicino, perché l'ovile vicino conoscevi, perché anche l'abbigiato aveva delle sue regole precise, c'era lo studio del posto, i comportamenti di quello che doveva essere derubato, tutta un'altra serie di cose, che quello ti veniva facile se questo era il tuo vicino di ovile, perché lo vedevi sempre, quindi era facile. E quindi non era tollerato, quindi, però rubare l'abbigliato in se stesso non era un'offesa.
era, diventava un'offesa gravissima se per esempio si rubavano le manalitas, che poi erano le pecore che venivano utilizzate nel paese per il latte per i bambini del paese, oppure se veniva rubato un vitello promesso a una sposa, allora diventava fatto grave, o possibile di vendetta. E poi gli ultimi dal 18 a, fino a queste, dal 18 al 23 c'è la gradualità dell'offesa, la gradualità, cioè praticamente la gradualità della vendetta, cioè quindi la vendetta aveva una sua gradualità che non poteva essere rotta, cioè se uno ti faceva un certo tipo di offesa, tu non è che subito lo devi sparare, avevi tutta una serie di cose, compreso il giuramento sardo. Se avete mai sentito parlare del giuramento sardo? Il giuramento sardo era una cosa molto sacra, addirittura nei tribunali si mentiva, sapendo di mentire, si smentiva. Invece con il giuramento sardo non ho visto, non ho provato, non ho concisato. Cioè questa era la formula. Quando uno diceva una cosa del genere era sicuro che non aveva fatto niente, altrimenti si rifiutava di giurare. Quindi questo il contrasto tra le leggi che venivano da fuori di un codice penale e il codice barbaricino ha creato tutta una serie di ripercussioni, di ribellioni che hanno condotto queste persone alla macchia. Cioè bastava poco, perché poi il codice penale è stato utilizzato dai principales, cioè nel senso che se uno aveva possibilità economiche e voleva togliersi dai piedi qualcuno che magari lo disturbava, è successo. Berrina è uno di quegli esempi, Corbellus Salis è un altro di quegli esempi, venivano accusati di aver rubato un bue. Allora si andava e si denunciava, non è che andavano e lo denunciavano, e chi il denunciante di solito che aveva soldi era il principale, aveva 20-30 persone, 30 testimoni oculari pagati che in tribunale mentivano spudoratamente sapendo di mentire. Questo è il discorso di, appunto, perché queste persone si davano normalmente alla mano. Io trovo tutto molto, molto affascinante e spero che, visto anche il silenzio con cui lo stiamo ascoltando, immagino anche voi. Però forse per fare un po' un quadro della situazione e anche provare a contestualizzarlo dal punto di vista storico, tu hai parlato di un banditismo, diciamo, alla Sardegna di fine 1800, però proprio per provare a dare una chiave interpretativa dal punto di vista storico-sociale, forse bisogna partire da un po' prima, un po' come stavi facendo tu, laddove sicuramente l'edito delle chiudenti in qualche misura ha avuto un ruolo fondamentale. Ecco, esatto. ci puoi fare un quadro storico generale, anche breve, per non sottrarre troppo tempo. Esatto. Allora, l'Ottocento, come ho detto prima, è stato un secolo terribile per la Sardegna. Hanno cominciato nel 1820 con il famoso edito delle chiudenti. Cioè praticamente la terra, scusatum, cioè i terreni del paese erano dati agli abitanti a rotazione come paverile e seminario, cioè praticamente venivano dati seminario, cioè praticamente venivano dati agli agricoltori, ai pastori per poter pascolare e per poter praticamente fare un po' di agricoltura, quella necessaria. Il Gemelli, che era il consulente finanziario dei re Sabaudi, vedeva di malocchio questa comunanza delle terre, cioè, quindi l'edito delle chiudenti è nato proprio per eliminare la comunione delle terre, e quindi loro hanno pensato che chiudendo gli spazi, cioè chiudendo le terre, chiudendo a muro o un altro mezzo le terre, praticamente si sarebbe potuto, perché loro pensavano al discorso del Piemonte, cioè si sarebbe potuto fare agricoltura intensiva, e chiaramente questo avrebbe significato anche guadagnare molti più soldi per quanto riguarda le tasse. Quindi era chiaro che quindi
questo pensiero della chiusura a muro per loro era, costituiva uno, la distruzione della comunione delle terre, due, diminuiva le guerre tra pastori e agricoltori, perché c'è sempre stato il tempo di Caino Abele, quindi anche in Sardegna c'era una sorta di guerra tra i pastori e i contadini, perché i pastori avevano il loro spazio, però quando finiva l'erba si spostavano, magari entravano in un posto dove avevano seminato, quindi c'erano le guerre tra pastori e contadini. E quindi volevano eliminare questo discorso qui. Però cosa è successo effettivamente? Nonostante qualcuno dicesse da prima, dal 1804, qualche saggio, diceva che sarebbe stato necessario eliminare il pascolo brado e trasformarlo in stanziale, nessuno gli ha dato retta, e quindi hanno cominciato a chiudere. Però a chi chiudeva? Chi aveva i soldi per chiudere? Quindi chiudevano tutto, anche se non potevano chiudere, hanno chiuso boschi, strade, fonti, quindi praticamente hanno fatto. Se non ricordo male, diciamo che per avere un riferimento numerico si passa da una situazione che vedeva circa 413.000 ettari liberi a poco più di 150.000 ettari, cioè praticamente una chiusura che poi non avevano in mano elementi per dire questo è mio, questo, quindi chiudevano, chi aveva soldi chiudeva. Infatti Melchiorre Mureño, che è noto poeta macomerese, diceva tanca serra da muro, vata da sa ferra ferra, se su che vidi in terra di serra uno. Da su ci cadono, io capito tutto. Credo diceva tanca serra da muro, cioè hanno preso le tanche, le hanno chiuse a muro, fatta da sa ferra ferra, quindi la prendi, prendi, alla ferra ferra, se su che vidi in terra, se c'era, avrebbero chiuso anche lui. Questa è la traduzione. Quindi hanno chiuso e poi non è cambiato perché non hanno coltivato. Praticamente sono diventati latifondi che hanno affittato agli stessi pastori e agli stessi contadini che prima ci avevano gratis. Diciamo che quello che era nella carta dei luoghi, insomma, in qualche misura sancito, viene sconfessato dalle rito delle chiudende. Ma non basta, ma non è bastato quello, perché praticamente poi hanno fatto, c'erano ancora terreni feudali. Hanno fatto l'abolizione del feudalesimo e chi l'ha pagata l'abolizione del feudalesimo? L'hanno pagato i paesi no, materialmente, le famiglie, gli abitanti che hanno dovuto pagare le terre. Quindi poi ci sono state l'introduzione del sistema metrico decimale, per esempio nel 1846. Mentre nelle altre province del Regno Sabaudo ci hanno impiegato 5 anni, c'è stata una preparazione, in Sardegna sono arrivati, in 2 anni hanno introdotto il sistema metrico decimale, che ha portato gente abituata a Timbur, Mesimbur, Guarra, eccetera, con una serie di misure, con il sistema metrico decimale è stata una mannaia, perché non sapevano, hanno chiuso una serie di operatori, di negozi, di artigiani, e poi c'è stata la fusione con Piemonte nel 1848, inserito alle aperture di Carlo Alberto in Piemonte, molti, soprattutto le città naturalmente, Cagliari, hanno chiesto praticamente la fusione col Piemonte. La fusione è avvenuta, ma il problema è che la Sardegna era giù, dal punto di vista socio-economico non aveva risorse, non aveva niente, tranne le parti costiere, ma non avevano altro e qui non avevano niente, quindi hanno dovuto pagare praticamente le stesse cose che pagavano i piemontesi, però non avevano soldi. L'imposta fondiaria, che è stata istituita in quegli anni lì, praticamente l'imposta fondiaria ha creato tanta bella fame, possiamo dire, perché? Perché praticamente hanno imposto una tassa fondiaria sui terreni che non si sapeva che era uguale, coltivati o non, però diciamo che erano coltivati, quindi era una cosa che era uguale più o meno a quella del Piemonte, che era ricco, quindi il Piemonte aveva 11, mi sembra, e noi avevamo 10, mentre le altre province avevano
al massimo 6. I tassi di interesse per il ritardo del pagamento, perché doveva essere pagato un lire di soldi, praticamente i tassi in Sardegna erano molto più alti, erano il quadruplo delle altre province. In Sardegna si paga il 15% di interesse contro il 5%, 6% delle altre regioni. E questo ha creato un dislivello totale, che molti terreni, molte case in quel periodo sono state sequestrate. Seconda metà del 1800. Mi sembra che fino ad oggi non è che sia cambiato granché, perché il gettito finanziario dalla Sardegna verso lo Stato centrale è sempre piuttosto cospicuo rispetto alla restituzione che ci viene fatta. Nel 1865, tanto per, c'è stata poi la l'abolizione degli arimprinti. Gli arimprinti in Sardegna servivano per andare avanti, cioè concedevano agli abitanti di andare nel bosco e tagliare legna, con il diritto di legnatico, consentivano di andare a pescare, consentivano di andare a caccia, consentivano tutta una serie di cose con gli arimprinti. Nel 1865 anche gli arimprinti vengono aboliti. E quindi tutte queste cose, la tassa sul macinato, è stata un'altra cosa terribile, perché la tassa sul macinato praticamente è andata alle famiglie, cioè una famiglia che era composta di due persone pagava un certo tot, quattro tot, perché si presupponeva che macinassero tutti, anche se macinavano le ghiande, è storico, macinavano le ghiande per tagliare i pasti. Però dovevano pagare la tassa del macinato. Quindi ecco perché dico che sono state queste condizioni, poi ce ne sono state anche altre, c'è stato nel 1887 una guerra daziaria con la Francia che ha creato una crisi agraria terribile, e poi ci sono arrivati i laziali, pecorino romano, che hanno imposto praticamente le loro cose ai pastori, cioè il latte fornito, però pagato ancora le quote latte, allora è nato allora questo discorso qua, praticamente quando serviva più latte chiedevano al pastore di ampliare il greggio, poi magari l'anno successivo non serviva più quel latte, il pastore si trovava a darla a mangiare a un sacco di pecore, ma quindi capito anche queste cose qui, anche perché fino allora il pastore era stato, diciamo, un industriale di se stesso, aveva 10 clienti, sapeva che doveva avere 10 pecore e 10 forme di formaggio, invece quel modellino non ha saputo più niente. Ecco, tutte queste cose messe insieme hanno portato a una sorta di ribellione, che è quella che poi ti ho detto prima, che praticamente il banditismo è stata una di quelle conseguenze, questo malessere socio-economico. Evidentemente cause antropologiche, proprio come sostenevano. Sì. Allora, ti leggo una cosa che ho trovato e che cito testualmente. Nella relazione parlamentare d'inchiesta sulla criminalità in Sardegna... Chiediamo a qualcuno che... È molto interessante. Andiamo, noi continuiamo. Però diventa una gara di resistenza. Allora, relazione parlamentare d'inchiesta sulla criminalità in Sardegna, istituita nel 1969, il testo del 72, curato da Giuseppe Puggioni e Nerei De Rudas, si legge, citiamo: il banditismo sardo è un fenomeno che dura da secoli. Storicamente nasce dal conflitto tra una società pastorale che vuole imporre regole tradizionali a uno stato di conquistatori che vuole imporre le sue leggi. L'ostilità della società pastorale alle leggi dello Stato unitario è facilmente comprensibile. Sì. E quindi questo serve per, come dire, sottolineare ulteriormente quello che dice Vittorio. Nel 1972 la commissione Mancini, in effetti Ignazio Pirastu, che era senatore della Repubblica, ha fatto una relazione su questo fatto qua. Ha fatto una relazione e lui in effetti è partito dal 1820 con tutte queste cose che vi ho raccontato, cioè lui le ha scritte, che poi la commissione Mancini si è andata
in un modo un pochino, però questa è un'altra storia. Entriamo invece nel merito delle scelte che poi di fatto compongono il graphic novel che tu hai realizzato. Sei figure di altrettanti banditi più una descrizione minuziosa di quella che è stata la battaglia di Montbogliano. Allora, entriamo un po' nel mood, citando alcuni dei personaggi che tu hai studiato e affrontato nel... Allora, nel libro sono presenti le biografie di sei banditi, banditi definiti di grosso calibro, allora, che avevano tutti quanti una taglia che era oltre le 10.000, dalle 8 alle 12.000 lire, che praticamente 10.000 lire erano circa 49.000 euro di adesso, ecco, 10.000 lire di allora. Praticamente io, poi anche per quanto riguarda Montbogliano, sì, è la battaglia dei Montbogliani, però è contro la banda dei Serrasanna, banditi nuoresi, che erano un gruppo di fuoco, praticamente è un gruppo di banditi che aveva raccolto il fiorfiore del banditismo di quel periodo, cioè c'erano Elias Serrasanna, Giacomo Serrasanna, e Giuseppe Pau Paedu, che hanno detto Paedu, Giuseppe Lodolo Dico e Tommaso Verdis di Orotè. Ecco, questi praticamente li ho trattati tutti quanti insieme in questa famosa battaglia, perché con la battaglia di Morgogliari, che era stata voluta dal governo Pellù, 1899, che era dovuta, si pensava di distruggere il banditismo sardo. Dopo gli arresti del 14-15 maggio, l'anno di San Bartolomeo, che avevano chiuso il paese, arrestato 640 persone, poi di queste 640 persone praticamente ne avevano condannato circa 120, la metà erano state prosciolte in istruttoria, poi l'altra metà erano state assolte, quindi praticamente si era fatto questo grande Bayam, però praticamente poi si è arrivato a poco. E poi avevano fatto la battaglia di Morgogliano, dove militari e carabinieri avevano chiuso un'intera boscaglia, un'intera montagna, per utilizzare il sistema della caccia grossa. Se avete possibilità, leggete il libro Caccia grossa di Becchi, che era un ufficiale italiano che era venuto in Sardegna in quel periodo lì, che nel libro scrive spudoratamente di aver partecipato alla battaglia di Morgogliano, invece non era vero, la distanza d'Orgaglia non c'è stato, però lui lo scrive. In compenso c'era Missorio Cao, il capitano Patella, l'Aventino Moretti, sto parlando dei carabinieri, Aventino Moretti e Gasco, che erano famosi per altre cose che avevano fatto prima. Un paio di centinaia di persone, perché in realtà volevano catturare 250 persone tra militari e carabinieri, che hanno adoperato il sistema della caccia grossa, cioè individuato il covo, un gruppo dei gruppi di carabinieri hanno fatto da battitori, hanno spinto i banditi verso le poste dove erano impostati gli altri. Sono caduti in quella battaglia lì quattro banditi, si è salvato solo Lovico, che sarebbe morto due anni dopo, sempre in un conflitto a fuoco di carabinieri, sarebbe morto Aventino Moretti, che ha tirato le scelte dei carabinieri, che aveva ammazzato l'anno prima il Corbello Salis, l'altro bandito famoso, e poi è morto anche un militare, Rosario Amato, il napoletano, che è stato sorpreso e ammazzato. E in più è stato ferito Lorenzo Gasco, altro carabiniere decorato. E lui che praticamente aveva partecipato all'uccisione del bandito Berrina di Vincenzo Pancelli. Con quella battaglia si pensava di aver estirpato, perlomeno il governo Pellù ha detto, abbiamo estirpato il banditismo in Sardegna. Niente di più sbagliato, perché nel 1905 è partita la famosa disamistade di Orgosolo, che è durata fino al 1917, ha fatto decine di morti, ha creato una nuova classe di banditi con Raine, i Succu, poi successivamente Stocchino, Pintore, fino ad arrivare poi successivamente gli altri, gli Ando, Tandelli, arrivare
Ci stai anticipando, ecco, che ci sarà anche un Bandidos del 1900. È probabile, non ci sarebbe tanto da dire. Allora, fino a questo punto, diciamo, abbiamo parlato di elementi storici, sociali, eccetera. Però nella lettura del tuo testo si possono leggere, si percepiscono dalla lettura, che i banditi erano anche pervasi da elementi irrazionali, superstiziosi. La storia di Giovanni Coru è del rapporto piuttosto conflittuale con il prete Vitruvi, mi sembra esemplificativo di come in realtà l'irrazionale accompagnasse una vita che invece doveva essere necessariamente razionale per garantirne la propria sopravvivenza. Allora, diciamo che i banditi in generale erano molto superstiziosi, chiaramente avevano paura di una cosa, delle palle dei carabinieri e delle palle dei nemici, quindi avevano paura e si rivolgevano a fattucchiere, maghe, bruge, sciamane, cioè per avere degli elementi, fece il maschio, dicevano che era raccolto in certe, poteva servire a salvarsi dalle schioppettate, poi scopolario, verbos, brevos, cioè tutta una serie di cose che conservavano per evitare appunto di essere colpiti. Il caso specifico del Toru, con il prete Pittui, il prete Pittui era il prete di Florinas, e c'era un nemico di Giovanni Toru. Infatti Giovanni Toru si è stata alla macchia per aver tentato di accoppare il prete. Ma perché c'era un nemico? C'era un nemico perché praticamente il prete aveva a casa sua una ragazza che gli faceva da servetta, di cui si è innamorato il Giovanni Toru. Il prete non voleva che lo sposasse, poi si è scoperto con studi successivi che era la figlia del prete Pittui. E quindi la voleva dare a qualcuno che avesse forse ricco, benestante, non a un pastore. E quindi i due però sono sposati uguali. Però il prete si è sempre messo in mezzo, ha tentato in tutti i modi finché è riuscito a farli separare. E poi al Giovanni Toru gli sono venuti dei dolori, lo scrive nella sua vita di Giovanni Toru, di Enrico Costa, trattata da lui medesimo. Praticamente gli sono venuti dei dolori alle giunture, non riusciva, aveva difficoltà a camminare. E allora ha pensato che fosse, siccome il prete era molto fattucchiere, ha pensato che fosse una fattura del prete. Ecco perché, anche perché lo voleva accoppare, oltre che dei problemi con la moglie. Però raccontiamo, perché è veramente molto bello. Non so se si stiano scorrendo le immagini riferite alla storia di Giovanni Toru, però questo lo dico io. Lorenzo è stato così bravo nel costruire delle scene che attraverso inquadrature, piani larghi, campi americani, particolari, dettagli, eccetera, primi e primissimi piani, si vede proprio come quasi l'espressività di Giovanni Toru e l'acrimonio nei confronti del prete lo porti a diversi tentativi di ucciderlo, che ahimè vanno a vuoto. Cioè lui si è impostato praticamente dietro una casa, perché sapeva che il prete era il 27 dicembre 1850 e passava lì per andare a dire messa in una chiesa fuori Florinas. Quindi ha aspettato lì. Come il prete è passato, era una giornata bruttissima di vento, praticamente gli è andato appresso. Aveva i pistoloni, quelli a bancarica, quindi gli ha puntato nella nuca, ha tirato il diretto, non ne faccio più il colpo. Allora, una volta ci ha ricaricato di nuovo, ha tentato, ha sparato e non è partito il colpo. Allora ha pensato, effettivamente questo una fattura. Una prima volta, poi però ha riprovato. Sì, no, poi ha riprovato al prete, allora è saltato addosso e ha cercato di pestarlo e l'ha pestato poi. Però sono intervenuti la gente, le grida del prete, è uscita fuori, io lo descrivo, è uscita fuori e quindi lui ha dovuto mollare, inseguito dalle pietre dei compaesani, ha dovuto mollare il prete e scappare in campagna.
diventare bandito, ma questo è anche. E poi c'era un seguace del prete, tale Francesco Rassu, che era un seguace del prete, quindi essendo seguace del prete, e voleva ammazzare Giovanni Tolu, quindi aveva promesso di eliminare Giovanni Tolu. Giovanni Tolu, saputa la situazione, anche questo che dice che era un delatore, ha deciso di eliminarlo. Si è impostato, ha sparato, questo è caduto di sella e quindi ha detto l'ho fatto fuori, invece no, non l'aveva fatto fuori. È passato un anno nel paese, l'ha soccorso, l'aveva preso di striscia, l'aveva preso ferito e quindi si è salvato. Gli è andato appresso per tutta una serie di per un periodo, finché non l'ha scorto una volta da solo, che con, a cavallo, che allora gli è andato appresso. Gli è andato appresso, gli è arrivato questo, è sceso dal cavallo, gli è arrivato a tiro e tira la fucilata e non gli parte il cuore. Allora si ricorda, no, si ricorda che il prete aveva detto che Francesco Rassu non sarebbe morto di piombo. Si è ricordato che il prete aveva fatto una cosa per cui Francesco Rassu non sarebbe morto di piombo, già la prima volta. La seconda c'era la credici davvero, ci ha creduto così tanto che ha utilizzato l'acciaio, quindi l'ha coltellato per ammazzare. Vabbè, nel dubbio. Quindi... Sicuro? Va bene. Un altro elemento che però risulta fondamentale è il ruolo della donna nelle relazioni con i banditi e nel mondo del banditismo in generale, perché le donne sono pienamente coinvolte non solo perché nascondono, aiutano, sostengono, ma alcune si sono rivelate, come dire, delle banditesse d'eccellenza. Sì. Facciamo un piccolo passo indietro citando donna Lucia di Vitaria, che non appartiene all'Ottocento ma al Settecento. Giustamente, ma che mi sembra, come dire, una figura altrettanto importante per poi approdare a Maria Antonia Serrassana, che era la sorella. E poi vi leggo una cosa. Allora, che mi Lucia Tedde dell'Itala, prima Tedde poi dell'Italia, è diventata dell'Itala perché i Sabaudi gli hanno dato il cognome del padre, era dell'Itala, padre Tedde la madre. Lei si faceva chiamare Lucia Tedde, poi diventa Lucia Tedde dell'Itala. Lucia Tedde dell'Itala è nata nel 1705, è morta nel 1755. Però non era una bandittessa, cioè così come una bandittessa, era una che era in contrasto con i Sabaudi, che allora c'era stato il passaggio dagli spagnoli ai Sabaudi. Era in contrasto con i Sabaudi e faceva insieme a Giovanni Fais, che era un suo collaboratore, un bandito, e alla moglie del bandito, avevano costituito un esercito, cioè non era un gruppo, praticamente affrontavano in battaglie campali le forze sabaude. Quindi e era vista come, tanto che il marchese, il Varolo famosissimo, il Varolo, perché metteva forche dappertutto in Sardegna, che arrivava, metteva le forche, indicava, insomma, ecco, non riusciva a prenderla, e quindi l'ha descritta al re dicendo è un uomo, cioè una donna, ma è una virago, cioè il Batti addirittura, cioè proprio l'ha descritta come anche dal punto di vista estetico, molto male, insomma. Però, ripeto, non era proprio una banditessa. In effetti anche la sua fine, un po' avvolta nel mistero, qualcuno dice di averla vista in giro nel 1774, addirittura, quindi 20 anni dopo la sua morte. Qualcuno dice che ha riparato in Corsica. Però qualcuno le dicono che sia stata trovata bruciata con un uomo nel suo letto, ma sono tutte storie che vengono raccontate. Probabilmente la verità è che è stata tradita da una sua ancella e strangolata nel letto e poi è stata sepolta a Chiaramonti. Era nata a Nulvi, però è stata sepolta a Chiaramonti. Questa è la prima. Poi Maria Antonia, ti dico una cosa che ho trovato, che secondo me
È interessante. Intanto era detta Sarreina, perché in qualche misura forte era il suo potere di morte, ma le fatte esercitato insieme ai fratelli latitanti Elias e Giacomo. Nel 1899 fu condannata a 20 anni di carcere e recita la sentenza. Triste figura di donna dal cuore perverso, quanto i suoi fratelli. Crudele con le vittime, eccitatrice, consigliera, con ogni modo possibile dei banditi. Sì. È un po' di parte questo giudizio, veramente allora, così. Veniva chiamata Sarreina perché chiaramente se chiamava lei frate mio, non sono frate mio, sono senatore, cioè fratelli non erano stati, erano senatori fratelli, quindi è chiaro che lei era molto attezzosa quando girava per Nuoro, raccontano le cronache d'epoca, girava per Nuoro, era coperta d'oro, quindi ecco perché poi molto altera, sapeva quanto poteva contare l'ambiente nuorese, quindi per quello la chiamano Sarreina. Era una consigliera dei fratelli e rispondeva alle cose che interessavano a lei e ai fratelli, quindi praticamente se i fratelli avevano bisogno di armi andava da un qualsiasi possidente e gli dicevano: senti, ci servono armi, munizioni, e quello diceva: ma io veramente non te ne do. E lei diceva, rispondeva: e io lo dico a Elias, 12.500 lire d'Italia. E quindi molto cattivo, cioè che era proprio cattivissimo sto Elias qui, e quindi davano quello che chiedeva, quindi chiedeva soldi, armi, terre, vacche, tutto, anche perché allora, diciamo, voleva diventare borghesia, cioè voleva passare da uno stato a un altro. E allora in quegli anni si diventava borghesi attraverso il furto, la bugiato, che aveva la più possibilità poi diventare accumulare. Ecco, questa è Maria Antonia Sarrazzano, però con lei c'era tale Peppa Lunesu che era come lei, se non peggio. La differenza è che Peppa Lunesu era diplomata alle scuole regie, quindi era diplomata. Era una bellissima donna di cui si innamoravano tutti i possidenti dei nuovi. Lei si è innamorata di un bandito con quelli scarsi. Taglia bassa, insomma. E quindi hanno odiato il rango, però quando hanno fatto che l'hanno arrestato insieme agli altri, lei ne è uscita pulita, cioè lei non è stata condannata, mentre Maria Antonia Sarrazzano ha preso 20 anni ridotti a 18. La Peppa Lunesu è uscita senza macchia dal processo, dal intonso. Poi chi c'era là? Visto che abbiamo citato il 700, proviamo a citare anche il 900, cioè tu ne hai parlato, in realtà ne hai già parlato, della disonestate di Orgosolo dal 905 al 917, e c'è quest'altra figura femminile, che è Pasca de Vardis, che lo stesso è particolarmente intrigante, non la troverete nel libro, però può essere un'anticipazione su quello che scriverà la prossima volta. Okay. 1905 è scoppiata la famosa disamestà di Orgosolo tra i Cosu e i Corrani, le due famiglie. Il paese si è diviso, alcune famiglie sono passate, alcune famiglie sono andate con i Corraine, altre con i Cosu, cioè i De Vardis erano con i Corraine. E quando praticamente un tale Succu, Antonio Succu, che era con i Cosu, con la famiglia Succu, è stato ucciso è morto in casa, dentro casa, quello l'hanno sparato dentro casa, hanno accusato della morte il fratello della Pasca de Vardis e anche la de Vardis, perché avrebbe fatto da palo, cioè nel senso che l'hanno accusata di essere passata un po' prima per vedere se Antonio Succu era dentro casa, e poi è arrivato e lei quindi il fratello si è data la macchia e lei l'ha seguito insieme al fidanzato Antonio Manca. Solo che lei
la malata di tisi. E la malata di tisi è la vita, certamente la vita che facevano in campagna non era data a una ragazza malata di tisi. Per cui adesso le cronache raccontano, le cronache un pochino così romantiche, raccontano che sia morta in una grotta nel Sopramonte e che i compagni l'abbiano presa, messa su una lettiga, portata a casa, l'hanno vestita con gli abiti del matrimonio e l'hanno messa su un tavolo in casa e l'hanno trovata, era lì morta. La verità che poi è che è saltata chiaramente che lei era malata, abitava a casa sua a Orgosolo, che anche i carabinieri sapevano che Pasqua del Valdes era lì, ma non ci andavano, perché sapevano che ormai era condannata con la tisi, allora. E quindi non hanno fatto altro che portarla dal piano superiore della casa al piano inferiore, dove l'hanno vestita con gli abiti del matrimonio, perché sarebbe dovuta sposare, quindi voleva il matrimonio, e lì l'hanno trovata, quelli che sono andati a trovarla, insomma. Come avete capito, le storie che è in grado di raccontare Lorenzo non sono solo quelle che abbiamo citato, ma sono tante tante altre, peraltro con dovizia di ricchezza di particolari. Io credo che anche per non andare troppo oltre e anche per lasciare un po' di curiosità rispetto a quelle che sono le storie contenute all'interno del testo, per quanto riguarda la parte contenutistica ci possiamo fermare qui. Ti do un attimo di riposo prima di chiudere, approfittando della presenza di Giampaolo Cirronis, che è l'editore del testo. Intanto non si dice mai, ma io credo che sia una bella veste grafica editoriale, una bella copertina che chiaramente ha realizzato Lorenzo, è partito dal bianco e nero, ma poi l'abbiamo convinto a farla a colori e ce n'è voluto. In che modo abbiamo collaborato noi come Società Umanitaria? Beh, con Lorenzo ci conosciamo da tanto, soprattutto attraverso la sua amicizia e il suo legame con Daniela, di cui è stato istruttore di difesa personale, perché Lorenzo, oltre alla grande passione per l'arte, ha anche quella per le arti marziali. E quindi ci sono stati tutta una serie di collegamenti. Noi ci siamo preoccupati di digitalizzare presso il nostro centro tutte le tavole di Lorenzo e le abbiamo consegnate nelle mani di Giampaolo. Mi avete facilitato molto il lavoro. E allora, parlaci tu di questo. Buonasera a tutti, sì, io, la verità, devo aggiungere poco, perché poco ho fatto a dire la verità in questa occasione, perché le scansioni le hanno fatte in alta risoluzione alla Società Umanitaria. Ringraziamo il collega Antonio Figus che si è occupato di questo. E le tavole sono di Lorenzo. Ho curato l'impaginazione, ho dato qualche contributo anche per ottimizzare il tutto e soprattutto, diciamo una cosa, per farlo in tempi rapidi, perché quando siamo visti a presentare l'innovazione della mostra, che mi ha chiesto, conferma, avremo il libro di giorno? Io ho detto dovremmo, l'ho messa in condizionale, perché piccola verità, in tipografia non ci avevano ancora messo mano. Perché operati anche loro di lavoro, avevano l'impegno, avevano la promessa, ti consegnerò il libro in tempo utile. Io sono arrivato qua 3/4 d'ora dall'orario ufficiale della tipografia della presentazione, però poi hanno dovuto, diciamo, ottimizzare il loro lavoro e quindi il giorno, la verità, non ci avevano ancora messo mano, però poi insomma è stato fatto tutto rapidamente. Poi ieri abbiamo scelto anche, ho chiesto a Lorenzo, la copertina da voi plastificata, lucida o opaca, ha scelto opaca e ha fatto bene, e diciamo questo è il risultato. Io sono contento ovviamente che Lorenzo si è rivolto a me per l'edizione del libro, in un periodo particolarmente intenso fra l'altro di pubblicazioni, ci sono altri lavori in addirittura d'arrivo. E ho visto che c'è grande interesse e soprattutto non solo qua ci sarà, perché poi alla fine dei conti noi parliamo di banditismo che riguarda un'altra area principalmente della nostra isola, no? E quindi immagino cosa sarà quando andrai sul posto a presentare il libro lì,
chiaro che si sentiranno maggiormente coi volti, no? Magari saranno parenti, discendenti, eredi di questi. Quindi io, grazie a te, complimenti naturalmente. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Qualcosa che volete sapere, che qual è il momento migliore per farlo adesso? Io volevo chiedere una cosa, come mai questa nascita? Come mai non hai ideato che non sono stati pensati? Sì, è una domanda che mi hanno fatti molti. Mi hanno fatti molti, però il problema che è nato è questo, che Corbeil Salis era di Oliena. E Tolu era di Florinas, Vincenzo Fancello era di Dorgara, Bastiano Tansu era di Calangianus, in Gallura, Fresi era di Agius, che parlano due diversi, per cui avrei dovuto cercare traduttori dei paesi e poi sarebbe stato un... Praticamente sarebbe stato quasi incomprensibile per qualcuno, infatti ecco perché ho scelto di scrivere in modo che tutti capissero quello, le vicende di questi personaggi. Altre domande? Altrimenti vi dico io una cosa che giustamente mi è stata ricordata dall'amico Tonino Rossi, ovvero che Lorenzo è anche l'autore del primo murales che è stato realizzato a Carbonia. Quale murales ci chiama? Quello che hanno perso. 1977 era nel via, qua dietro, 1976 era nella via Insunia. Via nel Sunia, la parete di Sunia, era un murale 6x3, 18 metri quadri, se non ricordo. È stato cancellato, se l'hanno imbiancato. Però sono attribuiti. Ah, vabbè. E allora, giustamente, visto che stiamo citando questo, vorrei chiedere a Lorenzo il perché della scelta, visto che giustamente nel 2011 ha pubblicato Contos de Voghile, che è? Figure fantastiche della tradizione popolare sarda, dove ci sono quelle figure che mio nonno mi raccontava quando ero bambino. Stavano su Sole, stavano su Ento, Scarlo Bilders, Serchito, su Zaigonzu e altri che sono che venivano la Samuel Subutu, insomma tutte Maria Barranca, insomma. Nel 2013 invece Carrasegare. 14 Carrasegare, che sono 50 tavole del carnevale, del Carrasegare, cioè marginalmente ho messo anche qualche altra maschera che non c'entra niente col carnevale, su Carrasegare, ma è Carnasciale o Carnevali, cioè, però la maggior parte sono su Carrasegare, cioè del Carnevale e del Centro Sardegna, cioè quello che si rifà ai riti di Dioniso, ai riti dionisiaci, cioè quelli con le maschere Mutona, Soccalore, Urso Prestito, tutta un'altra serie di Filonzana, Boes, Merule, insomma tutti quanti quelle maschere che su Battileggio, insomma ce ne sono tantissime, sono 50 tavole sul carnevale. Però i testi che tu hai scritto sono accompagnati da un apparato iconografico che poggia sulla tecnica pittorica che tu eserciti sin dagli anni 70 eccetera eccetera. Perché invece in questo caso hai scelto di realizzare un'opera sia a fumetti, però per caratteristiche io credo che abbia assolutamente i crismi del graphic novel americano, anzi con delle scene di noir non in film. Nel noir, ecco, hai detto bene, noir, quindi bianco e noir. Cioè, allora, gli altri due libri, chiaramente col colore, perché li ho realizzati su carta 48x34 come normali, però fatte a olio a spatola, quindi sono spatolate, un metodo di pittura che utilizza di tecnica, sono colorati perché chiaramente
e il primo è nato per i bambini delle elementari, quindi era meglio colorato, cioè che aveva sui colori, che era più affascinato, lo vedevano i bambini, lo vedevano meglio, quindi andava meglio così. E poi chiaramente anche i colori del carnevale hanno la loro importanza, non si può dipingere una Soccadore senza fargli il giubbotto rosso, e i pantaloni bianchi, e lo scialle davanti colorato con i fiori, cioè è impossibile non realizzare una cosa così colorata. Qua ho preferito il bianco nero proprio perché col bianco nero si riesce a ottenere un po' più la drammaticità delle scene, cioè anche perché scene drammatiche ce ne sono tantissime, molte sono notturne, cioè fatte di notte, quindi conflitti tra i carabinieri e i banditi che sono notturne, e quindi ho preferito proprio per quel motivo lì farlo in bianco e nero. È stato un lavoro lungo. A questo proposito, se mi permette una cosa, voglio ringraziare mia moglie perché mi ha sopportato e supportato e sopportato per tutte le volte che mi ha chiamato dirmi Lorenzo è pronto a mangiare, perché altrimenti mi sarei certe volte dimenticato, nel senso che ho realizzato circa 160 tavole e quindi certe volte mi dimenticavo delle altre cose, insomma, ecco, ci ho lavorato parecchio. E c'è stato un anno, il 2020, che è stato un anno di preparazione, ho letto, c'era il lockdown, quindi ho ripreso i miei libri sul banditismo, ne ho una trentina, li ho letti più profondamente di prima. Poi nel 2021 ho disegnato queste tavole che voi vedete qua fuori, che non ci pensavo al libro, sinceramente non ci pensavo, però ho disegnato tutte queste tavole. Poi nel 2022 sono entrato a parte di un gruppo, guarda caso, Banditi Sardi. Banditi Sardi che praticamente loro pubblicano fotografie, libri, articoli, che mi interessava proprio perché approfondivo già le mie conoscenze. Ho pubblicato questo disegno in questo gruppo e ha preso centinaia di like, adesso circa 500, è piaciuto tantissimo. E poi la tua versione influencer, così. Sì, influencer, sì. Poi un ragazzo del gruppo ha pubblicato i murales di Giovanni Tolu, tre murales che è Florinas, il paese di Tolu, dedicato al bandito, e in uno c'era la scena di Tolu che aspettava il maestro. Allora ho detto, ma mo provo a fare una paginetta. E quindi ho preso un foglio A4 di uno di questi, l'ho diviso, perché io non sono un fumettista, quindi non ho fatto. Quindi sceneggiatura, lettering, sono cose che ho imparato successivamente mentre che andavo avanti. Cioè, e quindi ho fatto questa paginetta, l'ho pubblicata, ho avuto anche lì, però lì oltre che il like ho avuto i consigli. Devi continuare a fare Giovanni Tolu. Mi hanno mandato una marea di fotografie dei luoghi dove Tolu aveva aspettato il prete, della chiesa, del posto dove aveva ammazzato Grassu, tutti, quindi una serie di cose, e quindi ho deciso, vabbè, faccio Tolu. E quindi ho cominciato con Tolu. Poi ho detto, ma Tolu può venire da solo, allora facciamo insieme a Sandra, poi e così via. E lì ho preso tutti i grossi calibri e li ho insegnato a loro vicende, ecco. Ed è così che nasce Bandidos Sardegna fine 1800. Ci sono altre domande? Quindi il prossimo progetto non ce l'hai ancora? Sì. Beh dai che... allora... il 900. Il 900. Il 900.
il problema non è che il progetto potrei anche averlo, perché sicuramente se dovendo continuare sulla falsa riga di questo, ci sarebbe tanto da raccontare, perché il Novecento è pieno di personaggi, Stocchino di Arzana, Tandeddu di Orgosolo, per dirne due, hanno delle vicende incredibili. E bisogna procurarsi, questa è la difficoltà maggiore, i B4, che sono fogli particolari per il fumetto che non si trovano in circolazione. Bisogna fare riarrivare da fuori. Però vabbè, anche quello, quella la difficoltà. Quella, ho ovviato facendomi quelli che ho fatti. Altre domande? Questo. Anche perché se abbiamo cercato di contenere la presentazione entro l'ora, abbiamo sforato di qualche minuto, credo che per l'energia che ha Lorenzo, che ai più lo ricordo per chi non lo sapesse, nasce a Pozzo Maggiore nel Sassarese nel 1948 e quindi quest'anno sono 75 e complimenti per la capacità e la verve. E allora, prego. Sì, mi riallaccio a quello che hai detto all'inizio della nostra presentazione, quando hai detto Lorenzo, ma è stato opportuno in momenti come questi parlare di banditismo? È storia, e che sempre male. Io manco a farlo apposta, stamani che ci siamo visti, ti ho detto Lorenzo, stamani o ieri. Lorenzo, io ti farò quella domanda lì, rispondimi adesso. Allora, sì. Allora, io dico, io ho avuto una prefazione di Dolores Turchi. Dolores Turchi, non so se la conoscete, però è una che ha scritto di Sardegna. Ecco, lei mi ha definito nella prefazione pittore ricercatore, anzi ricercatore pittore. E mi piace soltanto qui che io sia un ricercatore pittore, perché voglio far conoscere la nostra arte, la nostra cultura, la nostra storia. E questo libro si inserisce come visuale con i precedenti. Perché io sono convinto adesso che un popolo che non ha storia non ha né presente né futuro.